sono su per giù 300 in Italia i neonati che vengono disconosciuti alla nascita in ospedale, come prevede la legge, oppure che vengono affidati, e questo verbo è importante, affidati alle cosiddette stanze della vita, ce ne sono una sessantina in Italia, allestite in altrettanti ospedali per accogliere i bambini che vengono lì depositati dalla mamma. Professore, tutte e due queste modalità sono garantite dalla legge? Assolutamente sì, naturalmente quella che è più specificata dalla legge è la possibilità di partorire in anonimato, quindi una donna sicuro, quindi una donna partorire in ospedale, lasciare il proprio bambino, affidarlo, come diceva lei, alle cure dei sanitari e quindi poi naturalmente garantirgli poi una possibilità di un futuro migliore probabilmente di quello che avrebbe avuto. La seconda possibilità è la culla per la vita, anche in questo caso è un'alternativa decisamente migliore al vero e proprio all'abbandono. Ecco, questa è la differenza tra i due verbi, perché nelle culle della vita si affida a dei professionisti, a voi, immediatamente scatta un allarme, il bambino viene preso, la culla, quella stanzetta, diciamo, è riscaldata, insomma non corre nessun pericolo. Viceversa, l'alternativa è il cassonetto. Purtroppo in passato ci sono stati numerosi casi, e da lì che poi è nata questa attività della culla per la vita, che sicuramente garantisce una sicurezza, un'assistenza immediata, la presa in carico da parte del personale ospedaliero e poi naturalmente dei assistenti sociali e del Tribunale dei Minori con poi l'affidamento del bambino. Allora, professore, si fanno dei danni in qualche modo a questo imperativo, cioè tutelare il bambino che è prioritario, quando si inizia ad investigare sulle modalità, sulle perché l'ha abbandonato, gli appelli a tornare indietro, eccetera, si rischia di avere invece un effetto opposto, cioè che la mamma, per non sottoporsi a questa gogna mediatica, poi abbandona il cassonetto? Questo è un rischio che non dobbiamo poterci permettere, perché è evidente che la legge per il parto in anonimato e la possibilità di lasciare il bambino nelle culle per la vita devono garantire assolutamente l'anonimato e poi rapidamente l'oblio della madre che ha dovuto fare necessariamente questo gesto. Quindi il silenzio al momento in cui questo evento accade. Poi è importante che se ne parla, perché parli magari a bocce ferme, cioè quando poi non c'è il caso nell'immediato, come stiamo anche facendo noi in questo momento, perché c'è tanta ignoranza su questo argomento e molti degli abbandoni, quelli cioè per strada o come diceva lei nei cassonetti dei rifiuti, sono legati al fatto che alcune donne non conoscono la possibilità. Non lo sanno che possono andare in ospedale, partorire quindi con tutte le sicurezze dell'ospedale e poi dichiarare il non riconoscimento, e da quel momento il Tribunale per i Minori avvierà le pratiche per l'adozione di questa creatura. Certo. Lei ha visto che nelle ultime indagini che abbiamo fatto come Società Italiana di Neonatologia più del 60% dei casi si trattava di donne straniere, quindi donne che magari non conoscono bene la legislazione italiana. E quindi bisogna naturalmente fare formazione, informazione su questo argomento, proprio per far sì che certi abbandoni non accadano mai più. Che poi bisogna mettere in atto tutta una serie di misure a cui la donna eventualmente può rivolgersi se ha dei problemi economici, strutturali, abitativi, eccetera. Ma questo esula però dal fatto di questo cui deve avvenire prima, naturalmente. Cioè è chiaro che ci deve essere un sostegno. Questo naturalmente per la popolazione che ha più bisogno e anche naturalmente per le donne che ne hanno più bisogno. Una volta che però la donna ha fatto la sua scelta, bisogna rispettarla.